Buonasera. Allora, mi frullavo nella mia testolina matta, perché c'ho la testolina matta, una ricettina per fare un dolcetto un pochino alternativo, preparato con farina di cocco, nocciole, olio di cocco, miele e uova. Buonasera. Così facciamo un dolcetto un pochino più alternativo senza mettere i farinacei. Bene? Abbiamo bisogno delle nostre uova. Io ho già montato a neve le chiare con un pizzico di sale e un pizzico di cremor tartaro. Serve a stabilizzarle. Adesso nei nostri rossi metteremo il miele. Di miele, non sufficienti. Ciao Laiza, come stai? Bene? Perfetto. Mettiamo un po' di aroma di vaniglia, che ci sta bene. Andiamo. Olio di cocco. Fantastico. Voilà. Benissimo. Abbiamo emulsionato il nostro miele e i nostri rossi d'uovo. Mettiamo la farina di nocciole. Potete usare anche quella di mandorle. Mandorle o nocciole. Pochino di farina di cocco adesso e l'altra la metteremo dopo. Adesso mettiamo le nostre chiare. Ciao Pascal. Intanto il forno si sta scaldando a 170 gradi. Possiamo metterlo in teglia, ci mettiamo il nostro lievito, il nostro cremor tartaro, giriamo per benino,
Ok, adesso possiamo mettere in teglia. Andiamo bene. Ecco qua. È già profumato così. Lo possiamo mettere in forno e ci vediamo più tardi quando è pronto. Baci, ciao Maria Teresa, buona serata. Preparando un dolcettino alternativo, abbiamo messo olio di cocco, uova, miele, farina di nocciole e farina di cocco. Adesso l'abbiamo intaccato, eccolo qui, e lo andiamo ad infornare, che non sarà bello dorato e asciutto. Ok? Poi dopo vi segnerò per benino tutte quante le dosi. Ok? Ci vediamo dopo. Baci e abbracci a tutti. Questo soprattutto lo dedico a Marina. Marina, questo è per te. Eccoci qua. Dopo circa 20-25 minuti di mezz'ora, dipende poi dal vostro forno a 170 gradi, il nostro dolcetto è pronto. Profumatissimo. Adesso possiamo, lo vediamo subito, eccolo qua, ecco il nostro dolcetto. Pronto. Chiaramente non è un dolce di quelli classici, è differente. Eccolo qua. Però vi assicuro che è profumatissimo. Buono, buono, buono. Quindi chi ha problemi di glutine o che non può mangiare dei farinacei o zuccheri, qui abbiamo lo zucchero del miele e basta. Potete mettere anche dell'eritritolo se non volete utilizzare del miele. Bene, abbiamo fatto qualcosa di diverso. Per questa sera abbiamo terminato. Un bacio, un abbraccio, buona serata a tutti e buon dolcetto a tutti quanti. Questo lo possiamo mangiare tutti. Ok? Grazie, buona serata e grazie dell'attenzione. Ciao a tutti.